E siamo a Varallo Sesia, bellissima giornata e quanto meglio, c'è un sole fantastico, è una giornata da vivere, primavera. Una giornata di primavera, diciamo, sì. Infatti sono un po' accaldato, chiedo scusa perché... diciamo che vabbè, è stata un po' una... Siamo saliti fin quassù, poi anche... Un'ora di pullman, poi anche niente là. E lì abbiamo una bellissima meridiana e si inizia questa bellissima giornata qui a Varallo Sesia. Cari amici, stiamo salendo. Ma com'è che sale qui? Su, ecco il filo. Stiamo salendo sulla funivia. A Varallo Sesia per andare su a Sacromonte di Varallo. E lì abbiamo Varallo. Sì, io soffro di vertigini come. Mauri, chiudi gli occhi, devi fare un filmato, no? Chiudi gli occhi, fa così come faccio io e però dai, ce la facciamo. Fare, lì è Varallo come lei, e la Valle Sesia. Come lei, chiudo gli fantastico. Occhi, faccio forza e saremo subito su. Ma no, dobbiamo vedere questa Gerusalemme italiana. E qui no? Per andare su. Guardiamo, siamo quasi già arrivati. Meglio guardare di là che di qua, giusto? Ah, qui, no, io chiudo gli occhi. In un minuto già si sale. Dovremmo essere, non penso che sarà molto lunga. No, non è molto alta. No, alta sì. Guardate la valle. Siamo già arrivati. La Val Sesia. Qua siamo già arrivati. E vicino noi abbiamo visto Santa Maria delle Grazie. Mamma mia, bisogna salire sopra lì. Adesso vedrà che ci deve va. Praticamente salire la funivia e si deve aggrappare ai piloni perché deve ritrovare il pilone e sale su. E questo è il panorama della Val Sesia con Gennaro Gelmini e Mauri. Scendiamo naturalmente con la borsa e la Val Sesia con Varallo. E cari amici, naturalmente Gennaro Gelmini e Mauri. E Mauri, la sensazione, dove siamo? Al Sacromonte di Varallo. Sacromonte di Varallo, che sensazione dà? È bella, splendida. Io è anni che non vengo più qui, però lo dicevo a Gelmini, veniamo qui, torniamo qui. Che ma a un certo punto, il Mauri ha anche vissuto assolutamente in Val Sesia, e quindi della zona. Ma qui cosa dà questo posto? Un senso di tranquillità. Di tranquillità, di pace. Soprattutto si respira anche un'aria buona, perché ci sono le montagne. Beh, certamente, la montagna dietro. Cari amici, pace, serenità, questo sarebbe il massimo della vita. Giusto. Il resto, allora, la perdita di tempo per godersi tutto questo è un guadagno per la vita stessa delle persone. Esatto. Notare le persone perché si viaggia, perché si fa turismo, perché mamma? Per conoscere posti nuovi, rilassarsi. Bellissimo. Anche, allora mi disse una volta dalla solita routine. Una persona mi disse nella realtà ciò che vediamo non è reale. È così, fanno vedere un posto, fanno la zoomata, fanno la carrellata. Bisogna viverlo il posto. Infatti. E noi oggi, Gennaro Gelmini e Mauri, viviamo questo posto
Sacromonte di Varallo come un posto di pace, di tranquillità e serenità per anche bei progetti che poi facciamo avanti. Infatti, e bene, quindi ben venga. E Mauri, come di consueto, prendi la videocamera e facciamo vedere un po' Varallo da sopra. Quindi facciamo una bella zoomata, sì. E quindi le montagne. E qui siamo sopra la funivia. Tra l'altro è una giornata di sole strepitosa e abbiamo fatto proprio bene a venire qui. Sì, la funivia ci mette un minuto per salire sopra. Mauri, ci abbiamo messo un minuto. Ma sì, ma una stupida, un minuto sei su, non c'è neanche, così si evita la fatica di salire a piedi. Dicevano 20 minuti per salire a piedi, ma mi sa che ci avremmo messo molto di più. Molto di più. Il nostro passo sicuramente. E il nostro fatto è che abbiamo comunque poco tempo, quindi salire in fretta ci fa guadagnare un po' di tempo. Sacromonte di Varallo. E cioè, perché iniziamo qua, Mauro? È un bel fiorito di rosa, bianco, rosa bianca che sono. E quindi perché c'è una bellissima pianta di rose. E le rose cosa fanno pensare? E le rose fanno pensare alla purezza, alla cosa. Anche alla Madonna di Medjugorje, anche la Madonna. E quindi siccome queste rose sono sotto il tetto in pratica, ci viene un po' da annaffiarle, così sappiamo che avranno tanta buona acqua e usiamo l'annaffiatura. E così inizia la nostra registrazione qui al Sacromonte di Varallo. Bellissima giornata. Perché la pace, la semplicità, la contemplazione, la preghiera, così vivere la vita in tutti i suoi aspetti. Punto, punto. Ebbene, abbiamo lasciato la pianta, iniziamo il nostro video, il nostro tour del Sacromonte. Sì, Mauri, di, spiega prima. Spiega pure, allora, mentre io metto via. Il Sacromonte naturalmente si trova a Varallo, in provincia di Vercelli, tra l'Ossesia, ed è fatto da diverse stazioni, è abbastanza, è un'allenta abbastanza turistica. Adesso non so dire l'anno che è stato edificato, ma qui è stato anche Papa Paolo Giovanni II. Infatti lì hanno dedicato una piazza a Papa Paolo Giovanni II. C'è una bellissima fontana di acqua. C'è una fontana fantastica. E anche una chiesa stupenda. E devo dire che qui io sono tranquillo, si respira aria buona, si sale con la funivia o in macchina, si va su sulla strada. Un minuto. In un minuto si sale su. E quindi, cari amici, la bellezza della natura e la bellezza anche, naturalmente, andando a vedere un po' tutto la parte del Sacromonte e magari alzando sulla comitiva che passa adesso, riusciamo dopo il passaggio della comitiva a riprendere bene. Questa è la piazza centrale del Sacromonte di Varallo. Varallo è in Piemonte, provincia di Vercelli, in questa stupenda giornata piena di sole. Ieri, pensate un po', non siamo riusciti a venire qua, c'era il temporale. E oggi c'è il sole stupendo. Un'acqua che io oserei dire contiene anche un po' di elementi di ferro, di roccia di ferro, di roccia antica, proprio quegli elementi di montagna che fanno stare bene. Allora, la migliore acqua è cambiare acqua. Esatto. E anche a volte decantare, per esempio, l'acqua, mantenerla un'ora così ferma, nel caso ci sia troppo calcare ammoniacale. Il calcare ammoniacale evapora e non si prende quel troppo calcare che c'è nell'acqua che potrebbe dar fastidio. Invece questa è acqua ricca, io oserei dire, di ferro. Tutto il bel Sacromonte di Varallo e assolutamente vediamo cappella per cappella. Andiamo verso le cappelle e
proprio, facciamo una visita così, cari amici, perché è un po' una maniera presa a casa. Varie cappelle. Questa è una, questa qui. E vabbè, praticamente Gesù qui è già morto, insomma, la parola viene steso sul telo. Prima di essere sepolto. Allora, praticamente. Qui è. Deposizione di Cristo nella sindone. Che è praticamente il velo santo che adesso sta a Torino, nel quale è stato deposto Gesù. Qua. E poi Mauri, quindi le varie cappelle, sì, adesso vedremo. Anche qui. Sì, allora. Le varie situazioni, la passione, la flagellazione, davanti a Ponzio Pilato, insomma le varie stazioni, no? Giusto? Sì, sì, come diciamo nella, come dicono le scritture, tu lo sai dir bene che sì, ma ecco. Guardate che piazza bella. Qua una cappellina. Che bello qui. San Francesco. Ah, San Francesco che vede la luce di Dio al tempo della morte. Sì. Bene. La vita dei santi. Non c'è più perché. Il Santo Sepolcro. Ah, il Santo fantastico Sepolcro. Questo. Mauri, facciamo fredda, tale quale, tale quale facciamo, fredda, sì, sì. Cari amici, allora, aspetta, facciamo proprio. Entriamo in una cappella che è stata riedificata alla maniera del Sacro Sepolcro di Gerusalemme. Sì. Allora, il punto qual è? Che bisogna inchinarsi, perché quando ci si abbassa, perché fanno la porticina piccola, Mauri? Proprio per doversi inclinare. Adesso la porta qua è più grande, passeremo da una porta più piccola per doversi inchinare. È l'inchino. Che poi l'inchino deve essere assolutamente fatto da noi per fede e non perché bisogna farlo per forza. Ma nessuno può entrare nella cappella senza inchinarsi. Perché la porta è piccola, bisogna inchinarsi. Mauri, la videocamera così. La cappella come al Santo Sepolcro di Gerusalemme, riprodotta. Che freddo! Ah, che era fresco! E noi. Maria Maddalena stava fuori a piangere vicino al sepolcro. E noi dobbiamo passarli sotto. Ma poi vado così. Ce la fai? Sì. Noi siamo di fede e sempre speranzosi, sempre gioiosi. Aspetta che qua non l'avevo fatto. Questa non l'avevo fatta prima io, forse. Gesù. Soprattutto e indica il Padre Dio, gli angioletti e Gesù. Preghiera per l'accensione di un cielo, sia luce, sia fuoco, sia fiamma. Questo fuoco, questo cielo che sto per accendere, sia luce che tu mi rischiari nelle mie difficoltà, nelle mie decisioni. Sia fuoco perché tu bruci in me ogni egoismo, orgoglio e impurità. Sia fiamma perché tu riscaldi il mio cuore. Io non posso restare a lungo in questa tua chiesa, lasciando bruciare questo cielo è un po' di me stesso che voglio donarti.
aiutami a prolungare la mia preghiera nelle attività di questa giornata. Amen. Gesù. Molto bello. Molto bello. Sì. Ma guardate i colori, cari amici, guardate i colori. Molto bello. Così incredibile. È bello, va bene. Questi colori azzurri sono dati da una roccia che è colore azzurro, quindi è un azzurro naturale e non elaborato chimicamente. Bene, continuiamo Mauro, andiamo pure avanti. Sacro Monte. 1857 sì. La nuova guida. Qui è la cappellina. Si vede dal retro. Sì. Di qua sul davanti, lì sul retro. I santi a volte si, appunto come anche Gesù, si gira dietro in questo modo. Ebbene, cari amici, adesso andiamo di fuori, vediamo varie cappelle, vari posti. E qui abbiamo i benefattori di questo luogo. E cari amici, interessantissimo, pensate, questa cappella fu principiata e finita con le elemosine raccolte nella bussola dai valsesiani abitanti in Roma, 1595. Nel 1897 è stata messa la scritta. Allora, praticamente la gente della Valsesia, sapete cosa facevano? Gli spazzacamini anche. Pulivano il cammino delle case, che andavano a legna, che andavano a carbone, i camini, le stufe. Se non che erano richiestissimi gli spazzacamini e quindi andavano a lavorare dovunque. E anche a Roma. E gli spazzacamino di Roma, che lavoravano a Roma, della Valsesia, nati in Valsesia, trasferiti a Roma per lavoro, di solito facevano gli spazzacamino, ma anche aggiustavano mille cose, sistemavano mille cose, anche quello che aggiustava le pentole, riparavano biciclette, tutto ciò che occorreva. Naturalmente, bene, nel 1500, soprattutto invece magari le carrozze, anche i rivestimenti, le parti in legno, le parti in ferro battuto delle carrozze, le parti in cuoio dei tiranti, dei cavalli, delle carrozze, e poi la bicicletta, ok, più avanti nel tempo. Con quei soldi, con le elemosine di chi lavorava a Roma, nato in Valsesia, fu fatta questa, edificata questa cappella. E Mauri, adesso andiamo a visitarla. Andiamo a visitarla. Vedete? Ed è la cappella di Gesù che parla con la Samaritana. E Gesù dice, ma praticamente dammi l'acqua. E chiede l'acqua alla Samaritana. E la Samaritana dice, proprio a me devi chiedere l'acqua. Perché insomma alla fine Gesù dice perché ti sei sposato più volte così, e la Samaritana dice c'è una persona che conosce veramente un maestro perché sa tutto di me. E vedete, io penso che la vita è così,
ci sono tante situazioni nella vita, però c'è sempre un Gesù pronto a sistemare da ogni situazione delicata che si sia potuta avere, che abbiamo potuto vivere per com'era, insomma. È così. Tante parole sono inutili, fatti, fatti. Gesù. Mauri. Fatti, vero, vero. Guardare la realtà dei fatti, non le parvenze anche. Giusto. Tante giusto. Parvenze, troppe parvenze. Ecco, si continua, carissimi amici. Varie cappelle, addirittura si arriva a un piazzale con le cappelle. Lì andiamo verso quella cappellina lì anche. Ci troviamo. Comunque, naturalmente, le cappelline sono tante che avremmo dovuto fare veramente un tour. Un video enorme, roba da... Veramente quei video, Mauri, da 6-12 ore. Come si è messo dentro, si accese le luci, perché ci sono le fotocellule. Allora, paralitico risanato. Ecco qua. C'è uno che stava poco bene, aveva una paralisi ed è stato risanato da Gesù. Gesù gli toglie tutti i mali. E Gesù veramente può togliere tutti i mali perché? Perché c'è quella forza, il fuoco divino del divino amore. Ed ecco, poi anche... insomma, Mauri, chi sono quelli sopra lì? A me danno un po' la gente che tira le corde. Sì, fa curative. Ma non so. Da un certo pensiero, come insomma. Ci sono le fotocellule, come ti muovi se ci viene per tutto? Sì, praticamente nel 1500, così, quando era, hanno chiuso un po' e hanno fatto queste feritoie, perché si diceva appunto che il guardare il divino, però bisognava farlo con occhi. E si continua, andiamo avanti. Allora, ecco che questa è la cappella sicuramente di San Pietro. Il pentimento di Pietro. Il pentimento di Pietro, perché Gesù disse: mi rinnegherai tre volte prima che il gallo canti. E San Pietro dice: non lo conosco Gesù, ma ci stavi insieme, non lo conosco. Poi, dopo che ha negato tre volte, il gallo ha cantato. Adesso andiamo a scoprire questa cappellina. Allora, Cristo al tribunale di Caifa. Ecco, Caifa. Qui si vede. Figurati, al tribunale. Giudicano. Mm-hmm.
qui tutte le scritte, come se si potesse guadagnare il paradiso, scrivono. Invece si guadagna un ragnetto sul muro. Insomma, guardate l'accortezza delle statue. Bene Mauri, continuiamo il nostro giro. Perfetto. E là che pensieri vengono? Ah, molto belli, qui sono questi, senti, perché poi tra l'altro anche uno che non, diciamo, non, è, non va tanto in chiesa, qui si fa una... Cioè, veramente una... Serve, occorre che si rispolvera un po'. Poi tu sei uno che sa tutti i passaggi, sì, senza ma bisogno... io, allora, la fede non la, la vivo di situazioni... Ah, ma come fare? Con la gioiosità, come se fosse una bella amicizia da vivere. E continuiamo, altre fiori, altre... È giusto, qua verranno fuori altre rose. Uh-huh. E lì poi abbiamo... Allora alzo un po' perché c'è gente. E lì abbiamo un altro... panorama fantastico. Siamo una pista incredibile, eh? O no? Mm-hmm. Sì, sì. Ma adesso... Ma che roba qua? Fantastico. Stiamo assolutamente continuando... qua si è riscaldato col sole. Hai visto? Stiamo fantasticamente continuando. Io penso sempre, io ho sempre il pensiero che il Mauri mi riesca sempre nella videocamera. No, ho lasciato un po' di inquadratura, però ci facciamo così. Ecco perché. È un pensiero. E io che magari cado di sotto. Allora, no, cerchiamo di rimanere dentro. Io mi ricordo una volta, Mauri. Sì. Noi andammo a una fabbrica abbandonata in Dunolona, in Valle Olona, Valle Olona, sì, Lombardia. Sì, sì. Adesso siamo in Piemonte, Varallo Sesia, Sacromonte di Varallo Sesia, provincia di Vercelli. Ma, ed è il 12 di giugno 2021, Gennaro Gelmini e Mauri. Se non che una volta andammo in una fabbrica abbandonata, perché noi siamo anche urbex, cioè visitiamo questi luoghi, da risistemare, da ripristinare. E praticamente sistema la videocamera, il Mauri poi c'era un rialzo di terreno, allora il Mauri si mette sul rialzo di terreno, quando mai? In quel momento io sistemo la videocamera. Il Mauri poi trova quel rialzo di terreno, si mette così e risulta. È incredibile, cosa della vita. Mi capita a volte di dover fare il video in due giorni, perché, cioè, un giorno lo faccio, poi capita, addirittura mi è capitato sul Lago Maggiore un barcone che tranciava la legna, e praticamente fanno i pezzettini, come si chiama il trucciolo? Il trucciolo si chiama la segatura. La segatura, insomma, quei pezzi per le stufe. Il pellet. Fanno il pellet. Il pellet, non è il trucciolo, è il pellet, quello lì che poi viene lavorato. E quindi cosa è successo? C'era un rumore pazzesco perché tranciava, ho dovuto rifare il tutto. Adesso vediamo il panorama. Qua c'è ancora bene un po' e siamo in un posto stupendo. Il panorama che si può vedere. Molto in alto che siamo. Penso sempre al tempo che passa. Il Sacro Monte. E adesso Mauri, pensavo anche alla borsa, sai cosa ho pensato? Che magari no, ma guardavamo. Sapere. Allora,
noi siamo qua a Varallo, non dovrebbe accadere nulla, però se fossimo in un posto qualunque, sappiate un attimo, uno guarda in là e la borsa sparisce. Allora ho fatto cenno prima al Mauro, prendi la borsa, perché è così, non si può mai sapere, guarda. Comunque tutto a posto, e da questa Valle Sesia così fantastica veramente si continua. Bene. Qui la fontana del Gesù, nella piazza. E adesso visitiamo la chiesa. E bene. Adesso stiamo entrando nella chiesa, quella proprio grande. Cappella 33. Incoronazione di spina. Poi qui. Cappella di Cristo condotto al pretorio. Varallo Sesia, a Sacromonte di Varallo.